Fiera di San Michele, ne parliamo con il comandante della Polizia Municipale. Facciamo il punto sulla manifestazione, le problematiche organizzative, ma anche il punto sulla viabilità che interessa Nisseni, non solo. Sì, intanto stamattina con i colleghi, i miei collaboratori della sezione della Nona e gli altri colleghi del comando abbiamo fatto in modo che cominciassero le operazioni di montaggio delle postazioni. Sono 170 quest'anno gli operatori commerciali che sono sulla parte di via Regina Margherita e dietro il monumento, ma non dimentichiamo anche con una manifestazione parallela all'interno di Villa Medeo. È uno sforzo non indifferente che è stato fatto, devo dire che le operazioni sono svolte ovviamente in maniera corretta, intanto per lo sforzo dei colleghi Terramagra, Vella, La Paglia, Rossano Amico per quanto riguarda la sezione dell'Annona. Ancora si sta continuando a effettuare le operazioni di montaggio, mi dicono che ci sono alcuni posti liberi, dobbiamo aspettare le ore 16 e stiamo ripetendo un esperimento che io non ho mai vissuto negli anni pregressi perché non c'ero. Noi l'anno scorso io ho vissuto quella di via Rochester, ma devo dire quest'anno la locazione non sta comportando sinora gravi problemi di viabilità. Stamattina c'è stato un incidente alla rotonda sotto il ponte Bloi e questo ha comportato un pochino di rallentamento del traffico. La via Nisceme è a senso unico a scendere verso la via Chiarandà, abbiamo creato una sorta di rotatoria per fare in modo che non si salga dalla via Vassallo ma si possa proseguire diciamo dalla zona verso la zona industriale e poi ritornare per risalire in via Chiarandà. Finora siamo solo ancora all'inizio, a parte questa mattina diciamo l'impatto, il primo impatto non è stato particolarmente pesante da questo punto di vista, vedremo nelle prossime ore. Certamente i nisseni sono abituati a questo perché a quanto pare era qui il centro storico dove, cioè il posto storico dove avveniva la fiera, quindi riappropriamoci del posto e della sua destinazione. Certo, le macchine sono un po' aumentate rispetto a qualche anno fa, però c'è. A tal proposito, il comune ha avviato il servizio di bus navetta che potrebbe servire non poco. Sì, c'è il servizio bus navetta che è stato, c'è un accordo che il comune ha avuto con la SCAT, sono circa 12, se non ricordo male sono 12 le corse giornaliere, partiranno dalla zona della stazione e attraverso la via Rochester e il ponte Bloi saliranno per poi ridiscendere dalla via Senatore D'Antoni. È un esperimento che insomma deve cercare fare in modo di far attrarre quanto più possibile le persone e farle venire qua, in considerazione del fatto che diciamo, i posteggi in zona non sono tanti e quindi è presumibile che ci sia un maggiore afflusso attraverso i mezzi pubblici. Bus navetta anche per il Luna Park? Anche per il Luna Park, sì, sono delle nuove esperienze, delle nuove prove in considerazione appunto del fatto che vogliamo, l'amministrazione vuole rendere maggiormente, operare maggiormente in sinergia e promuovere ancora di più il trasporto pubblico, tant'è vero che dico, non dovrei dirlo certo io, ma l'amministrazione ha fatto un notevole sforzo per poter riavviare di nuovo il servizio.